vampe, vampe, ribalta di forti, vampe, 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 ribalta di forti, vampe, vampe, vampe. Amici di Parole in Libertà, buonasera, ben trovati e ben trovata ad Ornella Mariani. Buonasera Ornella. Buonasera a te e buonasera a tutti. Mi fa piacere averti per la terza volta con noi. Allora, io direi di fare un attimo delle riflessioni insieme, Ornella, iniziando proprio dalle politiche atlantiste di Draghi e tutto quello che stanno comportando a livello di sfascio generale e a livello di perdita totale di credibilità della politica. La politica italiana oramai vale meno di una moneta falsa. Che ne dici, Ornella? Dico che la politica di Draghi non è atlantista, è una politica servile e criminale. È diverso che essere atlantisti. Detto questo, credo che mai si sia in Italia toccato il fondo come ora, con un mondo intero che ci dileggia, con un mondo intero che ci vede il paese più corrotto del pianeta e con un mondo intero che si rende conto che l'Italia è amministrata da un gruppo che dire squalificato e squalificante è dire poco. Tu dici Draghi, ma io sono imbarazzata fra dare il primato della cialtroneria a Draghi piuttosto che a quel deficiente che gli è alle spalle e che si chiama quel deficiente sconsiderato, inespressivo come un beota, anzi come un'ameba, che si chiama Luigi Di Maio o Bibitaro, tanto per intenderci, per raggiungere il clou con quello che non c'è piazza d'Italia oggi che non saluti come un criminale assassino e che è quella faccia, le facce parlano in questo governo, quella faccia da miserabile di Roberto Speranza e siamo di fronte ad una realtà tuttavia ed è questa che il grande reset lo stiamo facendo noi. Patiremo ancora, Noi. ma questa Italia è alla frutta. Beh, Patiremo se ancora andiamo a ben perché riflettere, noi siamo all'esperimento pilota. Esperimento pilota per quanto riguarda la pandemia, esperimento pilota noi siamo per quanto riguarda il l'esperimento reset. pilota grazie a chi ha venduto questo paese. E qui un mio pensiero va anche all'ineffabile Mattarella che ha consentito tutto questo e chissà che la storia un giorno non ci riveli che non ha solo consentito, ma che è stato parte di tutto quello. Effettivamente è incommentabile quello che sta accadendo. Perdonami, che non mi fa fare differenze etiche fra il ladro e il palo. Sono due delinquenti, il ladro e il palo, allo stesso modo, perché hanno una finalità unica, condivisa, delinquere. Ahimè. Comunque, se gli italiani non si fossero resi conto in precedenza di quello che stava avvenendo, noi forse, stante la nostra presa di coscienza e il nostro modo di Eccolo, informarci, eccolo lì, sicuramente, eccolo, sì, eccolo, lo eccolo. vediamo, mentre va all'altare della patria. A proposito, Non so domani poi è con la festa quale della faccia, Repubblica. non so con quale faccia si permette o si permetta di andare all'altare della patria, egli che la patria ha consentito che fosse svenduta e sputtanata. Scusami, mi sale il sangue alla testa solo a No, no, vederlo. Ornella, ti capisco perfettamente e credo che molti italiani possano comprendere Per la me rabbia, siamo il divisi fra sentimenti di indignazione, di nausea, di ripugnanza e di odio, perché io questa gentaglia la odio, la odio.
Beh, io penso che se gli italiani non si sono resi conto finora di quello che significa essere sottoposti a vincolo esterno, senza una sovranità dello Stato, senza una sovranità monetaria, oggi come oggi, toccando con mano una situazione a dir poco paradossale, sia più facile per loro rendersene conto. E si renderanno anche conto di Aspettiamo quanto sia il grave. risveglio, aspettiamo il risveglio di quelli che non sono andati in sonno, ma in letargia. Aspettiamo che si sveglino anche loro. Io capisco che la Aspettiamo. narcolessia è una patologia anche piuttosto seria, però davanti a certe condotte non è possibile continuare a dormire. Qui la sveglia deve suonare, altrimenti oggi ci siamo giocati libertà, diritti e ci siamo giocati la sovranità. Domani ci potremmo giocare qualcosa di diverso che ci riguarda più direttamente. Ci siamo già sulla strada di una disoccupazione montante spaventosa. Sì, di questo Guarda, prima passo. che sulla strada, allora, prima di tutto non dimentichiamo che quello che è il creatore di tutta questa aberrazione si chiama Giuseppe Conte. È veramente imbarazzante stabilire chi abbia più faccia di corno nel proporsi ancora agli italiani. Chi è più impudente? Conte o Speranza? Non dimentichiamolo mai che Conte è quello che ha spianato la via ad un progetto di ingegneria sociale. Eccole lì le manine con le quali comunica ai suoi pezzi di merda transumanisti che sta per varare il transumanesimo senza avere la più vaga cognizione di quello che dice e di quello che sta per fare e che ha fatto. Ricordiamolo sempre, la via a Draghi l'ha spianata Conte. Ora il problema, Carlo, non è, scusa, solleva il mio stomaco da questo schifo, per favore, grazie. Il problema non è più o ancora, è solo la disoccupazione. Qui c'è un problema esistenziale, qui c'è un problema che non si capisce. Questo paese, se davvero ha ancora una sopravvivenza, perché con questi criminali al governo che mandano gli FH-70, che sono dei supercannoni e degli obici violentissimi, pesantissimi, io non so per quanto tempo da altrove resti senso di responsabilità e non arrivi una reazione concreta in danno di questo paese. Vedi, Non Ornella, perdiamo di vista. la stupidità di questi sottogovernanti, questi maggiordomi, consiste nel coprire con segreto militare o segreto di Stato certe decisioni e certe forniture. Come se Ma mettere la testa dei. questo è consentito da una magistratura ancora più ripugnante di loro, perché sarebbe bastata la voce di un solo magistrato, che avesse firmato un decreto ad hoc e noi staremmo parlando di altro oggi. Il problema, caro Carlo, è che siamo soli. Abbiamo un presidente della Repubblica che non voglio qualificare. Abbiamo un premier che tu dici maggiordomo, per carità, il maggiordomo è già il capo della servitù. Draghi è un servo qualsiasi, è un servo qualsiasi, peraltro anche impreparato come servo, è un cialtrone anche come servo. Abbiamo un governo di abusivi, incompetenti, corrotti ed incapaci. Abbiamo una magistratura che è veramente quasi, possiamo dirlo senza tema di smentita, nella più parte della sua interezza una fogna. Abbiamo una Corte Costituzionale scandalosamente presieduta da un politico e non da un giurista. Abbiamo la vera scienza rappresentata da un gruppo di buffoni senza arte e né parte, a cominciare da quel
Gualtiero Ricciardi, che si vergogna pure di farsi chiamare Gualtiero, come in realtà si chiama, e si è fatto chiamare Walter. Abbiamo, voglio dire, non, io non so più che elenco fare, un elenco di porcherie, di un attentato a questo paese, cominciato da quella Lorenzini che io spero un giorno di vedere processata in piazza e non in un'aula di tribunale. Abbiamo un paese in cui il conflitto di interesse è stato storicizzato, legalizzato e legittimato. Medici che prendono la mazzetta per ucciderti o quando non ti uccidono, per patologizzarti e renderti malato a vita e senza speranze di ritorno alla tua salute. Ma di che stiamo parlando? Ma io mi stupisco ancora che qui nessuno sia passato a vie di fatto, perché questa gente, questi eversori, non meritano nessun riguardo più. Perché sia chiaro, gli eversori sono loro, una banda completa di criminali che gioca a maggioranza e opposizione, rappresentando gli stessi interessi dello stesso padrone. La Meloni che dice che non va turbato il nuovo ordine, non dice il nuovo ordine mondiale, forse perché ha un minimo ancora di dignità, ma è la peggiore di tutti, anzi no. No, no, non saprei dare la targa del peggiore fra la Meloni e Salvini. È Ma vi difficile. rendete conto? Bugiardi seriali, mentitori seriali, truffatori seriali. E Di Maio, un ministro degli esteri che vabbè, che ha le sue lacune geografiche, grammaticali, sintattiche. Va bene, ma che si permette di dare dell'animale a uno statista? Uno psicolabile come Draghi, che dà del dittatore ad Erdogan sapendo di non essere stato eletto da nessuno. Un uomo, ecco, uno psicolabile come Draghi, che definisce un atto ostile l'espulsione di 24 diplomatici italiani dalla Russia, non ricordando che questa partita è stata aperta dalla espulsione di 30 diplomatici russi. Ma questi devono fare pace con il cervello e poi anche con la dignità. Il problema è che nel frattempo umiliano il decoro e l'onore di un intero paese. Il decoro e l'onore di un intero paese. Indubbiamente Ornella fa male vedere persone che ancora oggi girano con la mascherina messa, fa male vedere gente che in macchina da Vabbè, no, sola quello fa gira con... bene. Ma No, quello no, oddio, no, Carlo, a me scusami. fa rabbia. No, 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 quello fa bene perché così non devi perdere tempo a stabilire se quello che incontri è un cretino o meno. Lo vedi da lontano e già sai che è un cretino. Ecco, quello fa bene perché è diventato un elemento di riconoscimento. È meglio quello della patente, perché sulla patente che sei un cretino non c'è scritto. Invece, quando porti la mutanda sulla faccia, lo sanno tutti. Ti sei qualificato. Allora Ornella, abbiamo dipinto una situazione che non è altro che l'epilogo di un ordito che parte dal dopoguerra, praticamente da quello che hanno chiamato armistizio di Cassibile, con La parte dei pagina titoli. più vergognosa, la pagina più vergognosa della storia d'Italia. Esattamente. Infatti Non Benedetto l'armistizio, Croce si... l'umiliazione, non l'armistizio, l'umiliazione di Ah, Cassibile. se lo andiamo a leggere, ci si rende conto di quello che ci è stato imposto sotto l'egida di un armistizio. E lì, Non di è quello che iniziato il ci è stato discorso. imposto, perdonami, non di Di quello che abbiamo accettato. quello che abbiamo accettato. Infatti, Benedetto Croce fu molto chiaro. Benedetto Croce di lì a poco venne ucciso, insomma, questo è quanto.
Comunque, al di là di questo, oggi siamo veramente ai titoli finali, siamo proprio all'epilogo di questa farsa. Ci hanno fatto arrivati alla alla frutta. frutta, sì, siamo arrivati alla frutta. Abbiamo conosciuto un periodo di benessere relativo, sempre costellato da problemi inizialmente di carattere sindacale, poi problemi legati al terrorismo, allo pseudoterrorismo che passava sotto il nome di eversione e anni di piombo, Strategia della per poi tensione. strategia della tensione che fanno parte di quell'ingegneria. E poi, perdonami, in linea con la tradizione, le stragi di Stato, no? Ustica, Sicuramente, sicuramente. Falcone Poi andiamo. e adesso Speranza, stragi di Stato. Esattamente, ben Cominciamo pianificate. con Milano, cominciamo con Milano alla Banca dell'Agricoltura per finire con Speranza, anzi con il duo della sanità italiana, che è quella gran signora che non voglio neanche nominare, con il duo Lorenzini-Speranza. Un capolavoro. Un Un capolavoro, ma capolavoro. vedi Ornella, già da quando venne fatta l'Agenzia Italiana del Farmaco, e non a caso l'immobile dove risiede qua a Roma l'Agenzia Generale del Farmaco non era altro che uno degli immobili depredati a una delle compagnie di assicurazione più prestigiose italiane, l'INAS Italia. Oggi quell'immobile è ad uso. È stato acquistato dalle assicurazioni generali, al cui interno sappiamo esserci i soliti fondi di investimento, BlackRock, Vanguard, State Street, la solita congerie di faccendieri e di finanza speculativa, ed è messa a disposizione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, no? Strane coincidenze. In realtà è tutto un giro quello, è un giro industriale, un giro finanziario. Un giro in cui rientra anche l'apparato militare, come abbiamo ben visto, no? Ma guarda, è meglio Commissario. non parlare di questo, perché vedi, questo paese avrebbe potuto risolvere le proprie vicende se avesse avuto se avesse avuto delle forze armate poco dignitose. Invece questa feccia che io chiamo Polizia di Stato, Carabinieri e tutti quelli che vengono dietro, che sono praticamente un esercito di mercenari, continua a mantenere bordone a questa gentaglia, perché sarebbe bastato che si fossero rifiutati di fargli la scorta. Avrei voluto vedere l'accoglienza che hanno riservato a Sassari, a Mattarella, o che hanno riservato in più località italiane a Speranza e a Draghi, a Napoli in particolare. Vorrei vedere come si sarebbe risolta. Avrei voluto vederlo senza essere blindati da un esercito, tanto per rimanere in tema, di servi, perché queste polizie sono mercenari a servizi del padrone. E quello che mi rasserena è che loro non sanno che faranno la stessa fine che stiamo facendo noi, che non ci sarà uno sputo neanche per loro, perché care polizie italiane, cari carabinieri del cazzo, il primo che vi schifa è il vostro padrone, perché il padrone schifa sempre i servi che aprono la mano e piegano il ginocchio. È vero. Comunque, sta di fatto che noi stiamo vivendo in questo clima, quindi sappiamo già che in autunno abbiamo il vaiolo della scimmia in arrivo. Beh, quello Fu riguarda una fatta. categoria per cui dovresti informare qualcun altro e non noi, gente attaccata ancora ai vecchi moduli della natura. È un problema che non ci riguarda. Facciamolo sapere agli addetti a certe attività.
Però va fatto E sapere poi, che per come ha questo. detto, è un'altra bufala. Io ho ascoltato con molta attenzione e anche con molto divertimento i commenti del professor Montanari sull'argomento. Ecco, chi ha singolari abitudini, poi se ne faccia una ragione. Noi a letto col gorilla, con il cercopiteco o con lo scimpanzé non ci andremo. Beh, in effetti. Riguarda gli ambienti delle diversità storicizzate, non noi. Assurdo, assurdo. Quindi sappiamo già quello che ci sta aspettando, ma noi lo affronteremo come abbiamo fatto in precedenza. Non, non, No, non, non questa ci l'affronteremo inta. a colpi di risate. A colpi di Ecco, risate, esattamente, perché perché questa sono cose che hanno presa. un tasso di ridicolezza Sono comica grottesche, pazzesco. grottesche, grottesche, perché questi vanno presi prima a sputi in faccia e poi a risate, perché è proprio uno squallido circo Barnum dove la frusta in mano il domatore di queste bestie, non leoni, bestie, perché leoni no, perché sono dei codardi, altrimenti scenderebbero nelle piazze a viso aperto a darci conto di quello che hanno fatto, ecco dove il domatore di queste bestie è Mattarella, che non ha Infatti. neanche le physique du rôle per la verità, però Ma sai, alla per fine della carità. vita non è mai questione di prezzo, si può diventare qualsiasi cosa. Ornella, cambiamo un attimo orizzonte e andiamo su fatti che ci gratificano. Lei è tra le prime italiane, se non la prima italiana, ad essere stata invitata dal governo russo. Non mi risulta che ci siano stati altri inviti. Esattamente. E questo le fa onore. Le fa onore un Quindi grande direi riconoscimento. non fra i primi, ma direi per ora la sola. Per ora. Infatti. So che lei andrà ospite. Immagino che riserveranno per lei qualche benemerenza, sicuramente. Io mi aspetto una cittadinanza onoraria di Mosca o di San Pietroburgo, ed è quello che merita. È quello che merita per il valore della sua lotta, per come si è spesa a viso aperto, perché lei non ha bisogno di nascondersi dietro un velo di potere, ma a viso aperto ha affrontato coraggiosamente una situazione davanti alla quale molti hanno piegato la testa e si sono fatti sopraffare da. È aperto la tasca. È Anche, aperto la tasca. anche, perché non Io no, io no. dimentichiamoci che in una situazione in cui il debito pubblico veniva vissuto come una colpa ancestrale, con un senso di colpa direi quasi religioso, abbiamo visto spendere centinaia e centinaia di miliardi per gli immigrati, centinaia e centinaia di miliardi per Oh, i vari beh, no, redditi di no, cittadinanza. no, no. Chiedo scusa, Carlo, questo è il meno. Si spendono 5 miliardi al mese per la manutenzione dei mezzi, dei beni sequestrati ai russi, perché Anche. sì, c'è l'obbligo della manutenzione, quindi 5 miliardi al mese per questa buffonata di un sequestro che non ha alcun senso. Ecco, Le famose quindi. imbarcazioni e gli yacht sequestrati in Versilia ai magnati Esattamente. russi. Pensi che il sequestro matura, senza precedenti, in un paese in cui abbiamo avuto ministri che disponevano del possesso di appartamenti senza sapere chi glieli avesse regalati. Eh sì, Mi pare amnesie di fatali, ricordare veramente. che fosse il caso Scajola, no? Sì, Forse perfetto. si chiamava così. La casa Forse si davanti al chiamava. Colosseo, con vista sul Colosseo. Sì, Scajola Ma era. non sapeva chi gliel'aveva comprata. Ecco, Beh, capita, capita di non sapere chi ti regala un immobile. certo che. Come no? Eh, Come suc no? succede anche a noi, praticamente, spesso. Va bene, Ornella, senta, io innanzitutto la ringrazio per il contributo della trasmissione, le auguro veramente di essere ricevuta con tutti gli onori che merita in Russia e
e magari le do appuntamento al suo rientro. Così ci racconterà Molto come si volentieri. vive nell'impero del male. Bene, io Già, saluto i nostri ascoltatori, come saluto lei si vive Ornella. alla corte degli zar? Come si vive alla Alla corte corte degli degli zar? zar, Perché esattamente. adesso si sono inventati che Putin è uno zar, questi mentecatti. E che cos'è Draghi? Beh, non è uno zar, un rettile No, sicuramente, ma assolutamente non no. uno zar. Va bene, Ornella, io la saluto e la ringrazio. Saluto i nostri ascoltatori Grazie e diamo a appuntamento alla prossima te. puntata. Arrivederci. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.